Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Spero che si senta, datemi un cenno per favore, perché ho avuto dei problemi con la webcam e avevo in realtà posizionato due webcam, una che guardava il lavandino e una invece che è quella che vedete voi, quella che era frontale, che era meglio di questa come qualità. Non funzionava, ha smesso di funzionare 5 minuti fa, quindi ho dovuto risettare tutto al volo. Per favore, fatemi sapere se si sente. Si sente? Ragazzi, si sente? Si sente, dimmi Amedeo, dimmi se si sente per favore. Oh, evviva! Allora, siamo ancora un po' pochi, 8, quindi saluto Amedeo e saluto tutti gli altri che sono qui. E io inizio facendomi un room, hai visto? È un room panamense, è un desiderio. E l'ho comprato quando ho preso gli ingredienti per fare il bay room. E siccome questa live è in occasione del mio compleanno, che sarà domani, ho deciso insomma di festeggiare stasera con voi 24 ore prima. Siccome il bay room non va mai da solo, la Desiderio mi ha mandato, cioè la Desiderio, nella scatola del room c'era anche la cioccolata. Quindi io mi vado a prendere una pastiglietta di cioccolata che non fa mai male. E ci beviamo un rummettino. Ciao Bales Design, buonasera. Allora, siccome questa live io l'ho fatta per il mio compleanno, ho deciso di iniziare la live con questa busta che è arrivata dalla Cina, come vedete. E questa busta che è arrivata dalla Cina contiene delle cose che io non ho preso per me. Io l'ho prese per alcuni di voi e io dico già a tutti quelli che non, no, il cui nome non è scritto sul contenuto di questa busta, che in teoria fosse stato per me. Stasera siamo 334 iscritti al canale. Se avessi potuto, senza andare a finire in rovina, avrei preso 334 di questi, ma 334 non era possibile. E, Francesco, la cella era quella dell'altra volta. Ho sbagliato. Qualcuno me lo ha fatto notare via WhatsApp e pertanto ho cambiato l'immagine con quella di oggi, la cella è stata l'altra volta. Comunque, la roba qui dentro viene con dei nomi e iniziamo con i nomi. Questo qui viene col nome di Parriot 28, che è stato il mio primo iscritto e per questa ragione lo porto nel cuore, ok? Quindi sono tutti la stessa cosa, ragazzi, sono dei rasoietti cinesi con all'interno la lamettina cinese, la Gillette Blue Blade, a cui poi dopo io a ognuno ci aggiungo la scatoletta di Blue Blade, perché una sola non la provate a modo, invece con qualcuna in più, diciamo, la potete provare. Quindi abbiamo Parriot 28, poi abbiamo Amedeo Corsini, che è una persona tra i veterani degli iscritti al canale che poi, insomma, piano piano mi ha contattato, insomma, siamo diventati amici alla fine, nonostante non ci siamo mai visti perché viviamo in posti diversi d'Italia. Però, Amedeo, anche tu, il rasoietto. Poi ci abbiamo Mario Faroppa, a cui la live di questa sera è dedicata, perché l'R41, diciamo che lui mi ha quasi traumatizzato l'apparato genitale, no? Ricordandomi ogni volta che dovevo provare questo R41. Mario, sto scherzando. E quindi, Mario, questa live stasera è dedicata a te, perché proverò l'R41 e anche tu ti prendi un rasoietto.
Poi abbiamo Francesco M, il cui cognome io conosco perché dovete sapere che Francesco è un collega, ok? È un collega di lavoro che io non vedevo da tantissimo tempo, ok? E che mi ha trovato per caso sul canale qui. E quindi anche a lui do un rasoietto, ok? E l'ultimo è Giovanni Stockringer, che praticamente è uno dei follower più anziani, insieme a Parry88, che però è di quelli che segue ma a distanza. E allora questo è per invogliarti a seguirmi facendo commenti, perché a me sono i commenti che mandano avanti, ragazzi. Comunque, queste persone sono pregate di contattarmi all'indirizzo email del canale, che è info@italianshaver.com. Neofita, no, però io mi chiamo Pasquale, no Giovanni. Comunque, lo so, hai ragione, questa te la segni, io non, no, però io avrei dato, io l'ho detto, io avrei dato a tutti, ragazzi, avrei dato a tutti, 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 ma non posso. Ok? Perché poi mi tocca divorziare e mi costa più che comprare il rasoietto per tutti. Allora, come sempre, mi giro di là, ragazzi, perché lì c'è la chat e quindi per parlare con voi devo come si dice, girarmi per leggere quello che scrivete. Comunque, procediamo con la sbarbata, se no poi dopo questa live dura una vita. Ok? Facciamo scaldare l'acqua, nel frattempo ecco, purtroppo non c'è più la canna in basso, comunque ho messo a mollo ormai parecchie ore fa il mio maiale preferito, che è il Semog, che vi devo dire, ragazzi, mi piace veramente tanto. È un pennello che io avevo sottostimato alla grande quando l'ho comprato io sto Semog. Tra l'altro, ragazzi, questo è un suicidio prestabilito, perché ho preso l'asciugamano bianco, così adesso che mi sfregio con l'R41 lo potete vedere tutti, le schizzi di sangue là sopra. Comunque io quando l'ho preso l'ho toccato e ho detto: caspita com'è duro sto pennello, mi sembrava ben più duro degli Omega, no? Invece poi dopo, una volta attivato, questo pennello è fantastico, ragazzi. Comunque andiamoci a scartare il Mule, che ho già aperto chiaramente per poter fare la fotografia, questo è evidente. L'ho preso di colore, come si dice, cromato, e non rose gold, perché io ho l'R89 rose gold, però oggettivamente quel rosato si va a rovinare quasi subito, fa una specie di verde rame, di ossido sopra verde, e non mi piace. Ok, come la metta stasera sarà una persona platinum, perché voglio dire, ho capito il suicidio di massa, però non è che potevo usare una Feather per un rasoio che è notoriamente cattivello, no? Quindi andiamoci a armare il rasoietto. Armato. Vi faccio vedere. L'esposizione non è neanche tanta. Adesso non so se questa webcam riesce a mostrarlo. Non è tanta l'esposizione, però insomma adesso lo proviamo. Il fatto è che questi dentini scendono direttamente verso il basso, quindi la lama è vero che è esposta poco, ma alla fine sicuramente gratterà parecchio. Beviamo un altro sorso, così ci ubriachiamo. Molto bene, andiamoci a inumidire il viso. E poi ci mettiamo un po' di pre-barba, pro-raso, stavolta un po' tanto. Amedeo, abbi pazienza. Amedeo voi non lo conoscete come Ame Corsa. Lui diciamo,
Hai iniziato a commentare il canale come Giovanni Corsini, quindi troverete un sacco di... Ma Giovanni il figlio, capito? Io adesso sto dicendo i cavoli tuoi, però Giovanni il figlio, lui, il figlio gli ha vietato di usare il suo account, come avrei fatto anch'io con mio padre, e quindi eccolo qui che ha cambiato account. Che dite? Bella accoppiata lama rasoio. Vediamo, vediamo. Adesso la vediamo. Adesso la proviamo. Oh, tra l'altro, ragazzi, andiamo a usare un sapone che non ho mai usato, è nuovo, no? Io volevo utilizzarlo per la prima volta in un video dedicato, in un video fatto apposta, un po' più studiato di questo, che non lo è assolutamente. Però ho ragionato sul fatto che l'ultimo video che è uscito è stato il Bayroom, che peraltro ho qui, e allora vado a fare una comparativa, non perché intendo paragonarmi a Donato Ciniello, che cioè, stiamo parlando di livelli alti alti, ragazzi, ma perché voglio spiegarvi quali sono le differenze, ma soprattutto voglio invogliarvi. In che senso? Il Bayroom, se voi andate su internet, trovate decine di ricette, no? Decine e decine di ricette. E ovviamente c'è chi fa questo di mestiere e quindi conosce anche i segreti, oltretutto. Però il senso è, ragazzi, che quando poi ve lo farete da soli, senza la pretesa di arrivare al Bayroom di Extro, perché chiaramente altrimenti facevamo tutti quanti i produttori di sapone da barba, e così non è. Però, senza la pretesa di arrivare a quel livello, il senso è che questi Bayroom sono tutti diversi tra loro. Ed essendo tutti diversi tra loro, ve lo potete fare come vi pare e piace. Oh, ragazzi, io sul montaggio ci sto già lavorando, perché più di uno mi ha fatto notare che facevo degli errori di montaggio, è vero, è assolutamente vero. E quindi nei prossimi video, più avanti nel mese, vedrete che in realtà ci sto già lavorando da un po'. Vi ricordo che i miei video sono sempre un paio di settimane avanti. Oh, sto battezzando la maglietta come sempre, ma come tutte le magliette, queste qui sono nate apposta per essere battezzate dal sapone da barba. Un po' di grattata col dito. Evviva. Allora. Questo sapone da barba contiene olio di macadamia e dell'astina. Ora, la macadamia, a parte che il fatto che è buonissima, nel gelato specialmente, se vi capita il gelato alla noce di macadamia, è uno spettacolo. Ma ha ottime proprietà idratanti, mentre l'elastina è quella sostanza che mantiene elastica la pelle, che diciamo per non tagliarsi male non fa. Ok? Andiamo a provare sto ragazzo. Mario, si sente?
Allora, io non vi dico niente perché sennò qui per scaramanzia poi finisce che finisco il video come una maschera di sangue. Però già delle idee me le sto facendo e ve le dico tra un minuto. Di una precisione impressionante sulla basetta, veramente impressionante. Allora, ringrazio Mario che me l'ha fatto comprare. Perché effettivamente era un rasoio che in collezione ci stava, eh. Questa è la parte bastarda, quindi non parlo. Allora, è aggressivo, sicuramente è aggressivo. E porca miseria se taglia, porta via un sacco di roba. Però, voglio dire, mi sembra gestibile, eh. Veramente un bel rasoio, ragazzi. Un bel rasoio senza troppi fronzoli. Tra l'altro mi fa sentire davvero bene la lama, pertanto vi aiuta poi dopo nella gestibilità, secondo me, eh. Nel senso che io adesso dal basso della mia poca esperienza che ho fatto nel variare rasoi, che praticamente è degli ultimi 4 mesi, da quando ho iniziato il canale, no? Ho iniziato a cambiare rasoi, diciamo, con una certa regolarità, però io mi sono accorto che preferisco un rasoio che si fa sentire, cioè che mi fa capire che mena, che quei rasoi subdoli, che invece vanno veramente gestiti bene perché non ti fanno sentire e quindi poi dopo tu appena sbagli, tac, te tagli. Comunque.
Ecco, qui nel contropelo, che è una parte con cui ho difficoltà a tendere la pelle, si sente. Qua tocca stare attenti perché con l'open combo è un attimo a uccidere il baffo, eh. Allora, la sbarbata sarebbe già soddisfacente così. Vediamo qui che avete scritto. Stai andando alla grande, grazie. E come farsi la corsetta? La corsetta, io non è che corro, cioè perché c'è un problema. Ti spiego, Francesco. Quando corro, succede una cosa strana, mi esce un liquido dalla pelle. E questa cosa, non capisco che cos'è, mi spavento, non posso correre, ragazzi. È pericoloso, fare sport è pericoloso. Sto scherzando. E comunque, buonasera dagli forte. Ciao Stefano. Come le donne ci sono rasoi gatta morta. Esatto. Allora, dicevo, la sbarbata sarebbe già soddisfacente così. Però io una passata in obliquo, almeno sulle guance e qua sotto, veramente rischio di asportarmi una parte di faccia, però ci proviamo, eh. Guardate che bello come si vede l'open comb, no? Quando prende il sapone, si fanno tutte le goccioline qui sotto. Una cosa meravigliosa. Poi tra l'altro, ragazzi, io se non provo sto rasoio, Mario. Questo si arrabbiava sul serio perché me l'ha detto un sacco di volte, devi provare, devi provare. Che differenza trovi con il FATIP? Bravo, bella domanda. Secondo me il FATIP è più bastardo di questo, nel senso che la lametta la senti di meno sulla faccia e quindi lo devi trattare con più rispetto. Non che questo vada trattato con meno rispetto, ma diciamo, il FATIP è uno di quei rasoi che ti frega, nel senso che tu se ho fatto altri video in cui mi sono veramente devastato la faccia con il FATIP. Nonostante io poi dopo riesca a gestire, però ci sono volte in cui uno magari è più di corsa, più di fretta e la faccia se la taglia, perché il FATIP non è che perdona meno, questo perdona uguale al FATIP, niente. Però questo qui, siccome la lama la senti subito sul viso, ti accorgi immediatamente se stai facendo una fesseria, no? Un errore di angolo, un errore di pressione, e quindi vai a correggere subito. Il FATIP questo non lo fa. Con il FATIP ti accorgi quando ormai è tardi. Allora, qualche piccolo red point qua sotto me lo sono fatto, però.
Allora, Mario, io spero tu sia contento, perché... perché questa è stata proprio dedicata a te, eh? Tra l'altro, ecco, per paura di fare una figuraccia mi ero preparato anche con il... con l'allume di Rocca, che evidentemente non ha necessità di... di essere utilizzato. Vediamo che scrivete. Bravo, come la spia rossa del motore. Bravo, hai ragione. Quando ti accorgi ormai è fatta. Allora adesso andiamo a provare il berum. Non questo, ragazzi. Andiamo a provare questo, ok? E poi vi dico anche qual è qualche cosa che ho imparato da quando il mio Veyrum è pronto. Beh, lo special alcolico. Beh, questo ha un profumo veramente diverso, molto buono. Io ci sento note legnose. Sicuramente la pianta di Bay, che però è meno forte rispetto, per esempio, a quello che ho fatto io. O ad altri, non è che... però, per esempio, c'è quello della Pinot, dove la pianta di Bay si sente molto, il pepe, per capirci. E nel mio ovviamente si sente perché è praticamente quasi l'unica fragranza. È evidente che questo è fatto da un professionista e quindi la pelle te la lascia molto più idratata di quello che può fare il berum che ho fatto io. Adesso, al volo, prima di chiudere... Lord Iblord, io il Fatip vecchia generazione, quello mena parecchio, guarda anche quello nuovo, no, è mena uguale. E... allora, questo qui, se voi vedete, non so adesso se la telecamera riesce a farvi percepire questa cosa, un po' di olio in sospensione c'è, ok? Io avevo detto che l'olio è miscibile nell'alcol, e questo è assolutamente vero, però... se tu poi dopo metti tanto olio, l'alcol ovviamente non ce la fa più a dissolverlo e quindi rimane in superficie. Quindi la cosa che io faccio sempre prima di metterlo è agitarlo un attimo, agitare prima dell'uso. Ora, io a questo qui ho aggiunto, quando poi dopo l'ho provato un po' di giorni, ho aggiunto del... MM, ti volevo fare i miei complimenti, sei una persona molto seria e precisa nelle spiegazioni che fai. Ti ringrazio. Io in realtà ringrazio tutti voi, perché, e ve lo dico perché poi mi fa piacere. Io noto che ci sono tante persone che in realtà non commentano, no? Cioè un video ha magari 400 visualizzazioni e 10 commenti. Ecco, a me se commentate fa piacere, perché chiaramente sono i commenti che mi spingono, mi spronano, mi fanno capire cosa vi piace, cosa non vi piace. Quindi io nelle spiegazioni cerco di essere verace, ragazzi. Cerco di essere verace, ossia vi do la mia impressione, non mi vado a costruire un'idea o un pensiero più di tanto. Certo, è chiaro, mi documento su quello che vedo, perché altrimenti sarei un cialtrone, però non approfondisco più di tanto. Comunque, ragazzi, dicevo, il motivo per cui io ci ho aggiunto a questo dell'alcol denaturato, quello con cui si puliscono i pensili, ok? E ecco, qui adesso si vede bene gli oli in sospensione, ok? Questi voi mischiate e vanno e si mischiano. Il problema della persistenza della profumazione non risiede nell'alcol, nella quantità di alcol, quella lo rende soltanto più cattivo o meno cattivo. Comunque, cercando su internet, perché mi sembrava assurdo che andasse via dopo un'oretta, questo va via dopo un'oretta, un'oretta e mezza, non l'avete più sul viso, il profumo, ok? Quindi una buona presentazione, ma non una serata intera, ok? E sono andato a leggere, mi sono documentato e praticamente ho scoperto, perché non lo sapevo, che all'interno dei profumi vengono messi delle sostanze che si chiamano fissativi.
che non sono chissà che cosa di chimico, sono semplicemente determinate fragranze che tendono a fissare gli odori, ok? Tra queste fragranze io quella che vedo bene con il Birrum può essere un po' di legno di sandalo. Ora c'è anche un altro fatto, che praticamente quando si fa una colonia, piuttosto che un eau de parfum, si mette una quantità diversa di profumo base. È evidente che con quello che costano gli oli essenziali, fare un eau de parfum da mettere sul viso non ci avrebbe grosso senso perché vi costa praticamente quanto comprare 10 set di Extro, allora non c'ha grosso senso, no? Però al di là di quello, nella mia prossima, quando questo finirà, che chiaramente ci vorrà del tempo, io me lo rifarò e andrò anche a modificare qualcosina nella ricetta. Cioè ci metterò un pochino più di scorza di limone e d'arancia perché l'agrumato mi piace, e ci metterò più bay, un pochino meno di olio di jojoba, il pepe lo andrò a tritare per farlo sentire meglio, lo spice, ok? E poi ci metterò qualche goccia di essenza di sandalo, perché pare che, non è pare, l'ho letto. E ci sono delle essenze che fissano il profumo e quindi ti rimane sulla pelle per più tempo. Ok? Quindi questo è quello che vi volevo dire per concludere il capitolo Bay Room fatto in casa. Molto bene. Allora, io la sbarbata l'ho fatta. Il post qua, come si dice, la live. Se non ci sono domande o cose a cui volete che io risponda, direi che possiamo anche concluderla, anche perché qui alle 9 ormai è una prima serata, no? Mi sembra anche brutto portarvi via a quello che fanno sulla Rai piuttosto che su Sky o da un'altra parte. Tra l'altro, quelli li pagate, a me no. Quindi, nel senso, Sky vi costa un sacco di soldi ogni mese, guardate Sky, giustamente, non a me. Vi volevo dire un'altra cosa, l'ultima cosa e poi chiudo. Per tutti quelli a cui ho deciso di donare il rasoietto cinese, il Gillette Super Gillette Blue Blades, non vi aspettate che vi arrivi nei prossimi giorni. Io domani parto per lavoro, sto via, quanto sto via? Sto via 2 settimane, 2 settimane e mezzo, quindi fatemi avere per cortesia i vostri indirizzi all'interno dell'email, nell'email che vi ho detto, info@italianshaver.com, e vi assicuro che queste cose vi arriveranno tra 3 settimane, ok? Comunque, ragazzi, anche oggi è tutto, e come sempre, ci vediamo più vecchi. Ciao!